Immagina un posto chiamato fattoria padronale. Il fattore, il signor Jones, è andato a letto. È una fattoria abbastanza ordinaria, con un'ampia varietà di animali: cavalli da tiro, bovini, pecore, galline, piccioni, maiali, colombe, cani, un asino e una capra. L'unica differenza in questa fattoria è che gli animali possono parlare tra loro e nel mezzo della notte, quando il contadino dorme profondamente, il vecchio maggiore, un verro biancostato molto pregiato, indice un incontro segreto nel granaio e comincia. Ora, compagni, qual è la natura della nostra vita? Guardiamoci in faccia. Le nostre vite sono miserabili, fatte di duro lavoro e brevi. Si nasce e ci viene dato giusto il cibo sufficiente per respirare. E quelli di noi che possono lavorare vengono sfruttati fino all'estremo delle loro forze. E nel preciso istante che la nostra utilità viene meno, veniamo macellati con orrenda crudeltà. Nessun animale in Inghilterra conosce il significato della felicità e del riposo dopo il suo primo anno di vita. La vita di un animale è sofferenza, è schiavitù, questa è la pura verità. Il vecchio maggiore continua il suo discorso con crescente passione, ma questo fa semplicemente parte dell'ordine della natura? E perché questa terra è così povera che non può offrire una vita decente a coloro che vivono su di essa? No, compagni, mille volte no! Il suolo d'Inghilterra è fertile, il suo clima è buono, è capace di fornire cibo in abbondanza ad un numero di animali molto superiore di quello che adesso la abita. Perché dovremmo quindi restare in queste condizioni? Perché quasi tutto il prodotto del nostro lavoro ci viene rubato dagli esseri umani? Questa, compagni, è la risposta a tutti i nostri problemi. In una parola, uomo. Togliete l'uomo dalla scena e la causa radicale della fame e della fatica sarà abolita per sempre. L'uomo è l'unica creatura che consuma senza produrre. Egli non dà latte, non fa uova, è troppo debole per tirare l'aratro, non può correre veloce abbastanza per prendere i conigli. Eppure, egli è il signore di tutti gli animali. Li costringe a lavorare e gli dà in cambio quel minimo che impedisca loro di morire di fame e tiene il resto per sé. E ancora nessuno di noi possiede nulla oltre la sua povera pelle. Finalmente il discorso raggiunge il suo crescendo per allietare i cuori degli animali che lo ascoltano. Dunque, cosa dovremmo fare? Ma che diamine! Lavorare giorno e notte, anima e corpo, per il rovesciamento della razza umana! Questo è il motto per voi, ribellione! Non so quando la ribellione verrà. Può essere in una settimana come in 100 anni, ma so come vedo questa paglia sotto i miei piedi che presto o tardi giustizia sarà fatta. Ricordatevi di questo, compagni, per tutta la breve durata della vostra vita. E soprattutto date questo mio messaggio a quelli che verranno dopo di noi, così che le generazioni future proseguiranno la lotta fino alla vittoria.